Guarda questo. Non so, lo so. Craxi, no Craxi. Oddio. Chi era quello? Chi era? Uno stronzo. Lo so che era uno stronzo, però chi era? È uno che contava. Questo era. Una per volta. Allora, andiamo per gradi. Palpeggia una, detto la cosa più importante. Palpeggia una 19enne, condannato per violenza sessuale un 40enne italiano. Allora, ascolta un attimo. Leggi che cosa dice l'articolo 241, 246 del codice penale, 287. Allora, 1. Attentato contro l'integrità e l'indipendenza e l'unità dello Stato. Articolo 241 che dice: chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo. Cioè, che significa? Nel caso specifico di questa signora qua, ha sottoposto le leggi... Ma tu l'hai fatta allora? Ha sottoposto le leggi italiane a quelle straniere, e questo non si può fare. Poi corruzione pure, c'è da supporre per una sentenza del genere, corruzione del cittadino da parte dello straniero, oppure ancora peggio, infedeltà in affari di Stato, articolo 264, chiunque, ascolta bene, incaricato dal governo italiano di trattare affari di Stato e quindi per esempio condannare un cittadino straniero di invasione e di immigrazione clandestina, di pirateria internazionale, eccetera eccetera, si rende infedele al mandato omissis se del fatto possa derivare un documento all'interesse nazionale, condanna eccetera eccetera. Quindi il giudice, parliamo del giudice. Quarto, e questo potrebbe essere, aspetta, interrompo, perché poi questo potrebbe essere il nostro anello di collegamento e introduciamo anche la storia di Bibbiano. È un discorso completamente diverso, non in... Allora, l'altra ancora, attentato contro la Costituzione dello Stato, articolo 283 del codice penale, chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, omissis, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, eccetera, eccetera, condannato. Eccetera. Ma sti coglioni non lo citano. Allora, questi reati sono tutti reati commessi da un magistrato, quindi non uno che è sprovveduto delle leggi, non sa che cazzo dice. Allora, di quello lì poi ne parliamo, andiamo per gradi. Allora io leggo le fasi salienti di questo. Allora, premetto che il corpus di questa denuncia non è mio, ma pure se io questa materia la sto seguendo da 2 o 3 anni, perché abbiamo fatto altre denunce per l'invasione via mare, per gli immigrati clandestini, la pirateria, la tratta degli schiavi, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto varie cose. E quindi la conosco, però qui era già ben impostata ed è di un giornalista della Verità, che però è di un articolo che è uscito 3-4 giorni fa. E questo allora? È probabile. Adesso mi pare che ne chiama Novelli lui, ma non mi viene in mente adesso. C'è un sacco di gente nei centri ormai. E allora, aspetta. No, non è questo. Qui c'è l'elenco di tutti i complici. No, non io è voglio questo. Leggere questo. Dopo lo leggerai. Allora, la cosa importante è che abbiamo letto. Un'azione politica è questo? Aspetta.
Le cose, diciamo, importanti che voglio dire sono che ci sono gli articoli del codice penale che prevedono esattamente le fattispecie che ho letto adesso, certo, che sono perfettamente riconducibili all'operato della signora magistrata, no? Certo. Ma la cosa più importante è l'articolo 3, che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Tu non mi puoi fare una legge, interpretare una legge per uno e mi sei interpretarla per un altro che è quasi analoga. È una femmina. E poi l'articolo 54, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi, tutti. Per di più, i cittadini a cui sono affidate le funzioni pubbliche, tipo i magistrati, hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti. Allora, disciplina e onore. Disciplina significa che tu devi fare le cose come cazzo vanno fatte, non come che ti dice ad capocchiam la tua mestruazione che è andata male, che ti fa male il mestruo, capito? Certamente. Articolo 97, i pubblici uffici della Costituzione sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Cazzo, come te lo deve dire? Nell'ordinamento degli uffici sono determinati le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Quindi, cara signora magistrato, ma soprattutto caro Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e soprattutto Presidente della Repubblica, che cioè delle funzioni ispettive, di controllo, di comando e di gerarchia su questa testa di cazzo qua, così capiamo, diciamolo in coro, testa di cazzo, ripete? Stiamo registrando? Sì, stiamo registrando. Okay. Testa di cazzo? Testa di cazzo. Per farti un onore, perché io direi testa di merda. Capito? Aspetta, fammi ricontrollare se stiamo registrando. Sì, stiamo registrando, capito? Così la signora Valle, o Bella, non mi ricordo mai come si chiama, Bella, signora Bella, ci querelasse, così andiamo... No, non aspettiamo altro. Noi aspettiamo che ci quereli, così andiamo in dibattimento e la facciamo per benino a strisce. Allora, occorre fare un distinguo importante, che è la, diciamo, la premessa logica e attuale del fatto che è l'incipit da cui nasce poi tutto il comportamento, sia diciamo d'azione operativo e anche legale e del diritto che ne consegue, no? Allora, che andiamo a vedere la legge, la leggo. La dottoressa Alessandra Valle, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento e autrice dell'ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta della locale procura volta a ottenere la convalida dell'arresto della capitana della Sea-Watch 3, ha applicato nelle motivazioni del suo provvedimento un noto stratagemma di difensivo usato nelle battaglie navali del passato e costituito dall'emissione di una densa cortina fumogena che confonde e mistifica il dettato delle leggi, la sentenza e i trattati internazionali per sottrarre il bandolo della matassa alla logica e alla coerenza. Una cortina fumogena si rivela il sovrabbondante richiamo sul quale in parte si basa l'ordinanza in questione ed una serie di norme tanto interne quanto derivanti da convenzioni internazionali che impongono ad ogni comandante di nave il dovere di prestare soccorso a quanti corrono il pericolo di naufragio e di condurli nel più vicino porto sicuro. Allora andiamo a esaminare l'etimologia della parola naufragio, che esprime totalmente già in sé anche il senso di tutte le leggi nazionali e internazionali al riguardo, significa il significato della parola, certo, naufragio, navis frangere, quindi nave, navis frangere, rompere, quindi rottura della nave, perché in tempi latini le navi si spezzavano proprio, letteralmente. Anche adesso? Sì, ma all'epoca era facile, soprattutto le navi onerarie, bastavano qualche onda fatta male che si spezzavano a metà. Ergo, il naufragio avviene a seguito della rottura della nave, ma non mi sembra che in tutta questa vicenda sia stata alcuna rottura della nave e quindi nessun naufragio con relativa caduta in acqua dei naufraghi, su cui poi si devono applicare le leggi del soccorso in mare, con conseguente illegalità della condotta della capitana Carola Rackete. Ciò premesso, il resto della vicenda è viziato. Nomen nomen Rackete significa... Rachitica. No. Racket, sì. È un racket, sì, è un cesto, eh. Un cesto, una cofana.
ciò premesso, no, il resto parlo di racket, ma lo so, ma c'è anche il significato di coppa. Ah, sì, vabbè, ma ciò premesso, il resto della vicenda è viziato, destituito di ogni fondamento legale, viceversa c'è stato speronamento ed altre successive reiterate violazioni di legge italiana, vedi l'articolo 54 della Costituzione, tralascio altro, e quindi non leggo tutto quanto perché va al culo. No, ma è una certo. Non avevo visto un bene. No, pensavo una serpe. Quindi non leggo tutto per non diciamo. Guarda quanto, altre due pure là. Meno male. A casa mia non c'è più manco uno perché i gatti se li sono mangiati tutti. C'ho 10 gatti, quindi ha voglia a divertirsi con i gatti. E quindi non lo leggo tutto per non diciamo, approfittare troppo della pazienza e del tempo della gente. Però occorre dire che tutto quello che è stato poi messo in atto dalla signora Capitano e dai suoi mandanti reconditi o occulti che controlla. Poi lo diremo, qui c'è l'elenco. Certo, ma sappiamo bene chi sono, sappiamo cosa fanno, perché lo fanno, quando e perché l'hanno cominciato a fare, quando e perché lo smetteranno se lo smetteranno e così via. Quindi tutto questo per dire che la signora magistrato ha del tutto stravolto la rappresentazione dei fatti e poi ovviamente anche il supporto legale e del diritto che appunto riguardava questa sua tesi, questa sua proposta di tesi e di sostenibilità della tesi, cosa che ovviamente non sta in piedi neppure volendola puntellare in tutti i modi. Quindi fra le altre cose lei dice che aveva l'obbligo di portare aiuto a questi poveri disgraziati caduti in mare. Ma in realtà dimostrato il contrario, in realtà, lei stessa l'ha dovuta ammettere, in realtà, come si vede sui social. Esatto, in realtà non è caduto nessuno in mare, non c'era nessun pericolo da parte di nessuno di cadere in mare perché il gommone era sì senza benzina, ma lì stava e lì poteva tranquillamente stare. La cosa importante da dire è che lei si è voluta sostituire all'autorità costituita, adempimento appunto del salvataggio in mare, che compete obbligatoriamente all'autorità costituita, non ad un semplice pirata del mare che stava lì con un falchetto pronto a calare sulla preda. Quindi no, non solo, hanno anche ammesso che sono arrivati prima, perché stava per arrivare la Guardia Costiera Libica, certo, e l'hanno presi certo, loro prima. Certo, l'hanno anche ammesso. Ma certo, ma addirittura sono organizzatissimi perché c'era, aspetta dove era che non me lo ricordo, non lo vedo più, un aereo spia, quelli che una volta si chiamavano Pippo, ti ricordi il tempo di qua? Buttavano le bombe. Esatto, ma erano soprattutto ancora me lo ricordo. Erano soprattutto il simbolo delle bombe. Erano soprattutto d'osservazione di ma intanto la bomba la buttavano. Sì, passavano di fotografia, eccetera. Passavano sotto la adesso non si chiamano più Pippo, si chiamano Colibrì. Comunque uguale, la funzione è quella. Vanno lì come falchetti, appunto come dicevo prima, e individuano la posizione della, esatto, della gente da raccogliere. E poi la segnalano alla nave. Un missile non lo fanno più. Esatto, ma infatti non so se voi vi ricordate i bot people che venivano dal Vietnam, dalla Thailandia, dalla Cambogia, eccetera, che quelli veramente ricordiamoci i Khmer rossi che hanno fatto su 6 milioni di abitanti 3 milioni di morti nel giro di 4-5 sì, anni. Quindi ci hanno fatto un film, Le voci del silenzio, ancora me lo ricordo, lì davvero che nessuno voleva che andassimo a vederlo. Lì davvero c'era la motivazione, ma nonostante tutto qualcuno, non dico chi, quando e come, ha preso a bombardare i bot people e i bot people sono spariti. Quelli che riuscivano, dopo essere fatti 10.000 chilometri di mare, perché dal Vietnam dall'Australia. Ah, poi che cosa è successo? Che alcuni di questi sono stati salvati proprio da una flotta italiana che era lì andata per salvarli. Di tre navi, sì, erano tre navi. Esattamente. Allora, questo per dire che però se si vuole risolvere il problema, si risolve. L'ha detto la Meloni, ma la Meloni non è che si è inventata qualcosa.
si è sempre fatto in tutte le epoche, a partire dagli americani in primis, non ce lo scordiamo mai, no? Ma infatti, ma aspetta, dopo ti dico qualcosa. Chi dice niente degli ammutinati della San Diego? Andiamo avanti, va. Non erano poi ammutinati, erano schiavi che si erano ribellati. Allora, del tutto privo appare quindi... E ci fu il famoso processo. Il richiamo contenuto nell'ordinanza del GIP all'articolo 18 della Convenzione di Montego Bay. Montego Bay, in California, se ricordo bene. Queste cose non le cita mai nessuno. Un'ignoranza totale. Capito? Quindi questo per dire che ci sono i regolamenti e le leggi molto chiari, molto espliciti, tant'è che qui viene... rappresentata e ricordata tutta una serie di adempimenti a cui è obbligata la Marina Militare, tra cui appunto anche la Guardia di Finanza, e la quale situazione era del tutto inettere. Diciamo meglio la Guardia Costiera, la Guardia Costiera. Qui, in questo caso, in questo caso era la Guardia di Finanza. Sì, vabbè. Allora, quest'ultimo anche riguardo al fatto che il GIP ha ammesso soltanto l'astratta configurabilità del generico reato di resistenza a pubblico ufficiale e non quello assai più grave di resistenza o violenza contro una nave da guerra prevista dall'articolo 1100 del codice della navigazione, sostenendo che non sarebbe da qualificare come nave da guerra le motivazioni dette della Guardia di Finanza. Una cazzata abominevole, perché qui sono citati, poi dopo chi vuole se li va a leggere con tranquillità, tutti gli articoli, va a verificare anche il testo delle leggi, in modo che capisca che di cazzate noi non ne diciamo, al contrario di funzionari, di pubblici funzionari e amministratori dello Stato, che anche ieri ho sentito una cazzata abissale di un grillino, non mi ricordo più che cazzo era, ha detto una boiata di una stupidità abissale, proprio non mi viene adesso, non mi viene più, però è una cosa di una, cioè un fatto noto, conosciuto, e ha detto non so che cazzo, si è inventato qualcosa lì per lì perché non se lo ricordava, non sapeva niente. Di, non lo so, fai una bella figura uguale. Certo, no, se... così fa, in questo modo fa una brutta figura. Certo. L'istanza del GIP quindi ignora totalmente questa pronuncia, ma si chiama ad una sentenza della Corte Costituzionale numero 35 del 2000 e tralascio altre considerazioni. Ma quello che è importante sono gli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione, che ce n'ha, ricordiamoci, di circa 1400 articoli del codice della navigazione. È un testo unico di tutto quello che può avvenire in mare o in territori non rivendicati da nessuno Stato. Quelli che diciamo che sono territori neutrali. No, sconosciuti. Se tu trovi un'isola, sia pure di plastica, tu la registri, e tu ci metti la bandiera sopra, la registri, quella è tua, non te la può togliere nessuno, te la possono forgere con la forza delle armi, come hanno fatto quei Borbone. Con le Malvinas. Con le Malvinas, pure, certo. Scusa, sta poi lì, certo. Davanti agli occhi di tutti. Recante, allora, gli articoli... 1099 e 1100 del codice della navigazione, ciò con ogni evidenza, indipendentemente dal fatto che esse operano fuori dalle acque territoriali, dal momento che sempre la Corte, nella sentenza che abbiamo detto, ha aggiunto che i detti articoli sono richiamati anche dagli articoli 5 e 6 della legge del 13 dicembre 1956, numero 1409, recante norme per la vigilanza marittima ai fini delle repressioni del contrabbando di tabacchi, vigilanza, quella anzidetta, che si effettua normalmente proprio nelle acque territoriali, perché qui li sbarcano le casse delle sigarette, è normale che tu stai dentro le acque territoriali, no? Le becchi, perché in acque extraterritoriali non gli puoi di un cazzo, pure se trovi che c'ha le sigarette, tonnellate di sigarette, beh, che cazzo vuoi, che sto sul territorio tuo, la tua legge vale sul tuo territorio, cioè entro le 12 miglia marine. Dopodiché, se io sto a 12 miglia, a 100 metri, a meno che non fai come Enrico Montesano e coso lì, quell'altro attore... come si chiamava? Che film era? Film per grazia ricevuta, come cavolo si chiama? Quello che è morto 4-5 anni fa, quello che faceva la sigaretta di Marlboro. Ah no, aspetta, coso? Ma qui è per grazia ricevuta, è romano, romanaccio. Ma sì, frusinate. Frusinate? Porca miseria, non mi è. Vabbè, nemmeno io. Oh, è un attore importantissimo. Uno dei più importanti attori italiani? Sì. Quello che ha fatto
la scuola cinematografica Cinevita ha fatto i soliti ignoti. Rugantino, ti è? Rugantino, ah, lui. No! Che miseria! Mo facciamo tutta la bibliografia. Quello del Ceccano, quello del Ceccano. Oh, porca miseria! Come cazzo si chiama questo? Vabbè, dai, tu credi che davanti alle cose. Vabbè, veramente. Certo. Oh, per grazia ricevuta, un film famosissimo. Quell'altro che lui faceva il muto. Rugantino, basta dire. Faceva il sarto muto, si sposa quella belloccia bionda che mi ricordo. Nell'anno del Signore. Nell'anno del Signore. Che... Porca miseria. Facendo un flop. Oh, ma incredibile. Perché io stanchezza. Vabbè. Svegliava le 4. Vabbè, insomma. E quindi per tornare al discorso, a meno che non fai come Enrico Montesano e quest'altro che non ci viene in mente il nome, che trascinano il ricercato che stava in Inghilterra dove non avevano dato l'estradizione e lo trascinano sull'aereo, dove sull'aereo, essendo una nave, certo, c'è la legge italiana, tu certo, lo sai. Certo, è chiaro, come nell'Italia, Comandante è il comandante in capo, decide lui della vita, della morte, di chi c'è, sta sopra, di tutto. Può sposare le persone, può separarle, può fare qualunque cosa, perché è rappresentante dello Stato in tutte le sue funzioni in quello stesso luogo. Quindi lo stesso vale, però deve essere o dentro le acque territoriali oppure in volo, non a terra, ma non deve essere a terra, certo. Lì nel film che abbiamo fatto è come il discorso della nave, infatti guidata da questo capitano della bandiera olandese, su cui vige la legge olandese. Esatto. Non quelle italiane, certo. Ma quando entrano nelle acque territoriali italiane delle 12 miglia vale anche italiana, sulla sua nave, la legge italiana, quindi ecco perché l'aereo, lì nel film si vedeva che trascinavano il ricercato sull'aereo, dove vige la legge italiana, ma non a terra, certo. Quando sei in volo, quando si chiudono le porte, esatto, e tu incominci a rollare, esatto, è chiaro? Allora, quindi appunto, l'ordinanza del GIP di Agrigento, che non ha convalidato l'arresto del comandante della Sea-Watch 3, è giuridicamente errata e molto sospetta, in primo luogo per un fondamentale errore di diritto. Nel territorio dello Stato si applicano leggi ordinarie dello Stato, a prescindere dalla ratifica dei trattati internazionali. Se confliggono con le leggi dello Stato, sono le leggi dello Stato che si applicano, non le leggi extraterritoriali internazionali dei trattati internazionali. Poi la Corte Costituzionale, investita del caso, nel frattempo viene sospeso il procedimento, la Corte Costituzionale esamina tutta la vicenda e valuta e decide poi se diciamo far proseguire secondo le leggi dello Stato oppure modificare le leggi dello Stato in funzione dei dettagli internazionali. Ma andava sospesa tutta la... E comunque andava sospesa, certo. Andava comunque 3 mesi, 6 mesi, 30 anni, andava sospesa e lei doveva essere fermata in attesa di giudizio. Fine. Tralascio tutta una serie di cose. E allora dico, la dottoressa Vella farebbe discendere il suo perverso e confuso giudizio da norme internazionali che però sono in insanabile contrasto con le leggi dello Stato, dimenticando di ricordarsi, e lo dico molte volte, dimenticando di ricordarsi, per prendere un po' Sì, ma se non parli di fronte lì è male. Ah, vabbè, non fa niente. Ma non me ne frega niente di farmi vedere in faccia, non è importante. Ma non che seguono, ma chi se ne frega? Oh, poi mi frega. Quindi, dimenticando di ricordarti che solo quando ed ove quest'ultima fosse dichiarata incostituzionale, cioè la legge a cui si fa riferimento italiana, potrebbe ritenersi obbligatoria l'osservanza al dettato dei trattati internazionali, cioè dopo, in fase successiva. Fino ad allora violare il dettato della legge italiana non solo non è un dovere, ma al contrario è un reato, soprattutto per un GIP nell'esercizio delle sue funzioni. Tralascio oltre tutta una serie di cose, dico soltanto che addirittura in questa sentenza vengono considerate attendibili le dichiarazioni dell'indagata. Ma quando mai?
c'è solo una decerebrata, ma è normale che quella ti dice quello che gli fa più comodo, è normale. Che gli hanno detto alcuni politici che magari sono saliti su quella nave oltretutto, ma lì non è comprovabile, quindi non lo è presa proprio così. Ma la cosa importante è che l'articolo 97 appunto conferma quanto statuito in numerosi articoli di legge, cioè che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Omissis, sempre nell'articolo 97 della Costituzione, e le responsabilità proprio dei funzionari, omissis, e soprattutto in considerazione del principio supremo di legalità. Questo lo dice l'articolo 97 della Costituzione. E in base a questo articolo 97, ricordo, cosa pensare della totale assenza, inesistenza ed insussistenza dell'azione di controllo, censura e sanzione del Consiglio Superiore della Magistratura e del Presidente della Repubblica? Anche loro compartecipi? E non c'è da aggiungere altro. Diciamo che alla fine viene messa in discussione lo Stato di diritto di questo Paese, perché certo, qui parliamo di magistrati, certo, che non vanno a compiere. Se sputi per strada ti prendi una sanzione di magari 1000 euro. Se fai il delinquente tranquillamente, che te ne strafotti delle forze dell'ordine, che te ne strafotti della legalità, del rispetto delle leggi, diventi un'eroina. E non stiamo dando un buon esempio agli occhi del mondo, non soltanto in questa vicenda, ma appunto, come volevamo dire, leggi i nomi di quelli lì. Sì, allora, volevo prima fare una piccola premessa. Continuiamo su questa strada, dopo devo leggere, vedi, è quello qui, di quello che ti parlavo prima. Allora, volevo dire che oggi noi dobbiamo astrarci un po' da questa situazione, perché noi dobbiamo dire un'altra cosa. È in atto in Italia oggi una guerra civile strisciante, che non è ancora uscita fuori in termini di sparatorie, ma la guerra civile c'è. Questa guerra civile... Io direi un colpo di Stato strisciante, come abbiamo detto tante volte noi nel... Ma fa parte della guerra civile? No, è un colpo di Stato delle oligarchie, una lotta solo fratricida fra popolazioni parallele, no? Di uguale dimensione, uguale ceto, uguale o analogo livello sociale. Il problema è che proprio c'è una oligarchia delle grandi mafie internazionali, delle grandi poteri internazionali in particolare, e anche poi collegati nazionali ovviamente, le varie mafie italiane eccetera, che però stanno strisciantemente e occultamente invadendo tutti i diritti e sopprimendo tutti i diritti dei cittadini, da quelli dei bambini, delle vaccinazioni, cosa che noi abbiamo continuamente denunciato nell'arco degli ultimi 18 anni. Io sto sostenendo esattamente il contrario. No? Io sostengo il contrario. Posso farlo? Certo, allora, dillo. Il contrario. Ma va bene. Ti dico che io è il contrario. Va bene, dai. Che queste oligarchie hanno comandavano, adesso c'è la presa di coscienza dei popoli che si stanno ribellando alle oligarchie globaliste, compresi i gesuiti, perché la crisi della Chiesa La prima causa del mondialismo sono loro sono nati mondialisti. Ricordiamoci che i cinque soci fondatori dei gesuiti erano uno spagnolo, uno portoghese, uno francese, un italiano e un olandese. Te lo ricordi? Manca il turco. Allora, ripeto, quello che sta succedendo oggi, e lo dico per tutti i nostri amici, non è che ci siano le vecchie oligarchie che vogliono in maniera strisciante impossessare, che stanno perdendo spazio perché c'è la presa di coscienza, l'abbiamo detto tante volte. Certo. Abbiamo dei popoli che si stanno ribellando. Sono delle infiltrazioni, delle intersecazioni di un filone nell'altro. Allora, sono i popoli che si stanno ribellando. Ma sono le due funzioni contemporaneamente che si infiltrano l'una nell'altra e che si contaminano. Non è vero. Hai capito? Come no? I popoli si stanno ribellando e le vecchie, sono da adesso, leggo questa cosa, e le vecchie strutture Si stanno rinnovando le vecchie strutture di potere,
cercano di difendere più che posso anche malamente le loro posizioni. Non è così, non è così perché tu vedi che stanno mischiando e inframmettendo all'interno dei gruppi di opposizione al regime che noi conosciamo bene tutta una serie di personaggi, a cominciare dal signor Di Pietro e poi Beppe Grillo, che sono i più eclatanti, no? I più rappresentativi di questa modalità di essere, che però sono, ma ricordiamoci anche quelli che conosciamo noi, tipo Antonio Vappalardo, tanto per dirtene un altro, no? A livello più basso. Ma questo è già successo 150.000 volte. Ma lo so, ma allora, che è un continuo rotolare, ne bruciano uno e ne buttano dentro un altro. È la vecchia classe di potere che sta perdendo posizione, sì, di fronte alla ribellione dei popoli. Ma dobbiamo non sta perdendo conto niente, no. Sta solo subendo un attacco a cui sta rispondendo, vabbè. Fine. Allora, io dico che non è così, rimaniamo dello stesso modo. Secondo me, dal punto di vista dei social, però, quello che sta dicendo lui, hanno fatto se non fosse nato, se non ci fossero stati i social, sì, non ci staremmo ancora con la testa china a pigliarcelo in culo. Tutti qua. Lascia perdere chi l'ha inventati. Guarda la deriva di come vengono utilizzati. Voi no, per carità, con tutti i blocchi, viene, con tutti viene, difficoltà. Io sono uno che ha seguito la nascita di internet dal 93, non appena è stata commercializzata pubblicamente, certo, no? E a noi ci facevano studiare, io ho anche i libri, se voi poi posso anche fotografiarli, te li do, i libri in cui si fa nomi e cognomi di chi ha inventato davvero questo sistema di comunicazione. Io ho letto che era un meccanismo della CIA per controllarci. Ma prima ancora è possibile che dobbiamo ancora dire questo, che è un sistema. Allora, lo sai, allora, oggi siamo a Internet 6, quello commerciale, ma noi studiavamo la trasmissione della materia 20 anni fa. Adesso ci sono le stampanti, quelle 3D, no? Ma c'è anche qualcosa di più importante, capito? Quindi non come è il teletrasporto, alcune cose si possono fare, alcune vengono male ancora, ma basta dire che le due importanti società che gestiscono tutto l'affare con 1000 marchi di ogni genere, dagli apparati alle società che mettono i cavi sottomarini a quelle che mettono gli impianti satellitari, l'Iridium, eccetera, sono tutte riconducibili a due aziende, l'ho già detto varie volte, che guarda caso hanno sede, indovina un po', a Tel Aviv. Una si chiama Tricom e l'altra Delta 3. Allora, vogliamo continuare a fare un'analisi della situazione. L'analisi della situazione in termini di evoluzione sociopolitica è sempre la stessa, perché le rivolte sono legate a una presa. Sono d'accordissimo anch'io. Allora, sono legate ad una presa di coscienza popolare, assolutamente. Grazie a strumenti che i gruppi di potere hanno creato per comunicare tra di loro. Alle nuove tecnologie in genere. È successo con Gutenberg, è successo con gli amanuensi, è successo con l'invenzione della Gutenberg, Gutenberg è stato un elemento fondamentale. La storia di Gutenberg è emblematica, è esattamente parallela e paradigmica a quella che ti ho detto adesso, di internet. Uguale. Secondo te, chi ha inventato la stampa è stato Gutenberg, ma chi ha avuto il brevetto internazionale per costruire i torchi e tutte la tecnologia, le lettere mobili, eccetera, eccetera? Secondo te chi è? Di fatto, sempre un amico là. L'abbiamo detto tante volte, anzi ce lo dobbiamo chiarire ulteriormente, che c'è un signore che ha prestato i soldi a Gutenberg, se no Gutenberg non poteva andare dove è andato a costruire nei pressi di una grande cattedrale. Magonza. Era Magonza. Ma non a caso ci hanno messo la capitale dell'Unione Europea, che è Magonza. Allora, io so, mi ricordo qual è la capitale dell'Europa? Strasburgo. È Strasburgo.
Se voi andate a Strasburgo, c'è una piazza centrale che c'è il monumento di Gutenberg. E io che sono andato a vedere nelle cantine della costruzione della cattedrale di Strasburgo, lì c'è la sede della prima loggia massonica europea. E come si chiamava? Loggia massonica europea, lì c'è la sede, stanno lì. È la prima loggia massonica sta sotto la cattedrale di Strasburgo. Ti ricordi che una volta ti avevo detto una cosa che tu però non conoscevi, che a Mainz, Magonza, c'è il secondo sacro foglio. Vabbè, è un altro discorso che abbiamo fatto altre volte. Cos'è il sacro però foglio? Però è legato alla rivolta luterana, è un'altra cosa. L'altra cosa importante che dobbiamo sempre dire è che quel signore che ha prestato i soldi a Gutenberg, ma perché Gutenberg ha ritenuto di dover andare a Strasburgo? Perché a Strasburgo c'erano i massoni che stavano costruendo la cattedrale lavorando. I massoni sono nati nel periodo del gotico, del lavorando gotico. I sassi, quindi siccome lavoravano i sassi, ma no, per far... No, i massoni, quelli diciamo originari, erano quelli che conoscevano le tecniche di costruzione degli obelischi, degli architravi, dei ponti, quelle conoscenze esoteriche e tecnologiche che c'erano solo loro, perché costruire una chiesa all'epoca alta 120 metri non era una cosa facile, capito? E infatti la sede massonica sta nella fabbrica della cattedrale, più di così cazzo certo, lo devo dire. Certo. Allora, Gutenberg è andato lì perché non sapeva lavorare i sassi. La sua idea era appunto quella di fare dei caratteri mobili che all'epoca li poteva fare solo lavorando i sassi. E lì era l'unico posto perché era l'ultima cattedrale che si stava costruendo. Quando l'ebreo che aveva prestato i soldi a Gutenberg si è reso conto che era un affare, gli ha portato via l'officina e Gutenberg si è trovato con una mano davanti e una dietro. È pieno di debiti, molto di questa è la logica. Adesso torniamo a noi. La rivoluzione di Gutenberg è nata nel momento in cui è stato possibile stampare la Bibbia e la Bibbia ha cominciato a circolare di modo che buona parte delle persone che prima si sentivano spiegare la Bibbia da qualche pretonzolo del cazzo che gli diceva quello che gli pareva, hanno incominciato a capire che nella Bibbia c'era qualcosa di differente rispetto no, non a quello... non di sano, perché insomma di sano nella Bibbia c'è poco. È la stessa, però... è la stessa cosa della rivoluzione che stiamo vivendo oggi con Biglino. Biglino sta dicendo le stesse cose. Guardate, cari amici, che quello che vi dicono che c'è scritto sulla Bibbia non significa quello che vi dicono che c'era. La grande rivoluzione la sta facendo Biglino e nessuno lo può negare, è una rivoluzione popolare. A fronte di queste cose il vecchio sistema, come quella rivoluzione francese, fa le sue resistenze. Non ci può stupire che una magistrata che è stata selezionata sulla base di quella magistratura che è andata al potere nel 1943, che è stata creata dalla mafia sicolo americana in Sicilia, è lì dove è nata la magistratura italiana. Non è un caso che l'attuale Presidente della Repubblica sia il figlio di Bernardo Mattarella, Duca di Portella. Perché della non è Ginestra. Il caso? Non è il caso. Non è un caso perché nei momenti di crisi il sistema si raggruppa e nomina le persone di massima fiducia. È chiaro? Quindi la magistrata ha obbedito agli ordini. Compatta e si difende. E si difende. Ma perché c'è stata la rivoluzione, una rivoluzione in atto, in corso, che durerà 20 anni, 30 anni? La rivoluzione francese è rivoluzione. È cominciata nel 1765. Sì, vabbè, no, sto parlando della rivoluzione concreta. È iniziata nel 1789, presa della Bastiglia. Ma vogliamo mettere gli illuministi prima? No, non è quello che stavo dicendo io. Ma c'era anche lì tutta una fomentatura, una fomentazione, allora,
che cresceva dal basso, dagli illuminati, dagli spagnoli. Allora vedi che sta dicendo quello che dico io. Ma certo che dico quello lì. L'enciclopedia rappresentava all'epoca quello che stanno rappresentando i social l'ha detto questo. Oggi. Però stavo dicendo un'altra cosa. No, aspetta, un'altra cosa importante da dire, che nel terzo stato la maggior parte erano avvocati. Era una cultura, nel frattempo era creata una ceto particolarmente colto e preparato che era pronto per andare a attuare quelle idee. Non solo, colto e sufficientemente preparato per scrivere le costituzioni. Anche, certo. Per andare a fare le cose che servivano. La rivoluzione francese. Quindi questi avvocati che noi tanto bistrattiamo dovremmo invece aumentarli? No, all'epoca. Non quegli avvocatini che abbiamo in Italia, che sono il frutto del sistema. Certo. In tutta Italia ci saranno 10 avvocati, 10 veri, che sanno fare gli avvocati. Gli altri sono il frutto di questo sistema. Certo. Oh, sto parlando dell'aspetto cruento della rivoluzione francese. La rivoluzione francese dal punto di vista cruento nasce nel 1789 con la presa della Bastiglia e finisce nel 1840 con la terza restaurazione. Quindi non sono quello di 10 anni. Luigi Filippo. Certo. Luigi XIV. Luigi XVIII. E questo è il punto che noi dobbiamo capire. Quindi noi dobbiamo oggi assecondare tutti i movimenti, ben sapendo che la vecchia classe dirigente deve essere colpita. E allora, per concludere su questo discorso, vorrei leggere questo piccolo articoletto che è molto bello, dove ce ne scrivo che questo è un giornalista che sa. Vedi questo, Riccardo Ruggeri ad esempio, che è un grande giornalista, fai vedere anche questo. Nell'eterna lotta contro le élite di turno, il popolo può contare pure sui Trojan. Giusto. Questo è uno che sa quello che scrive, è stato un grande dirigente di industria. Allora, qui c'è scritto esattamente qual è lo schieramento, e poi lo dobbiamo dire perché è importante, perché qui c'è l'allaccio su quello che poi dovrò dire. Okay. Chi c'è dietro Mediterranea Saving Humans? Meno male che non ci hanno messo anche Alba, perché sennò erano cazzi andarsi a giustificare. Guarda, facile, i catto comunisti di ieri e di oggi. Intanto sta parola catto comunista, che l'ha utilizzata più di tutti? Noi. Ah, meno male. Saranno 15 anni, 20 anni. No, allora, diciamo. Vedete bene che le idee e le parole passano. Come no? Perché il cammino del cambiamento lo sento in bocca a tutti. E allora, è chiaro. È vero. È fondamentale il ruolo della parola. Il ruolo della parola. Il ruolo appunto del messaggio. Sì, sì. Allora, che sarebbe stato questo mitico figura, per me non è mai esistito, di Gesù Cristo, se non fosse stato uno che mandava dei messaggi. Oh, tra l'altro io sono sicuro che anche la figura di San Paolo è stata inventata. Certo. È stata inventata perché dovevano coprire il vero autentico iniziato dell'epoca. Seneca. No, Seneca è stato più che altro un filosofo studioso che ha descritto però quel pensiero, che poi è quello che fa parte del mito dei Vangeli. Ma il vero iniziato è chi era? È quello che chiamano il Cristo pagano. Vabbè, ne ho parlato non anche so di che parli. Non lo conosco. Se lo conosco, questo ti dico il nome, in questo momento non mi è venuto. Vabbè. Allora, questo qui che era il Cristo pagano. Di dove era, almeno? Dimmi dove era. Palestina? No, se mi ricordassi di dove era, mi ricordavo il nome, che è un nome notissimo.
Ogni tanto, ragazzi, c'è poco da fare, cari amici, qua c'è così. Allora, questa personalità... Il Cristo pagano era Mitra, oh. Quello è un dio, Mitra un dio. E lui invece è stato il vero iniziato che hanno coperto, perché c'era il culto di questo iniziato. Dai, non ti perdere, sì. Che c'è una bella lista qua. Sì. Tant'è vero che quando voi vedete i disegni, anche quelli fatti dopo nel 1500, 600, eccetera, con l'immagine di San Paolo, l'immagine di San Paolo in realtà è la faccia di Plotino. Ah, Plotino volevi dire? No, Plotino non era iniziato, era un grande filosofo. Ecco. Allora, Plotino e Porfirio... Era del 200 d.C., mi pare, Plotino, sì, più o meno. Certo. Era quel gruppo di neoplatonici, neoplatonici, certo, che poi hanno creato, certo, le basi dello gnosticismo, certo, che fu combattuto dalla Chiesa perché era spiritualista. Chi è che ha inventato lo gnosticismo? Plotino e Porfirio. Apollonio di Teana, il grande iniziato era Apollonio di Teana. Ah, Apollonio di Teana, non lo conosco. Tant'è vero che Teana era la città da cui dicono che sia nato San Paolo, vedi, strano, perché poi gli hanno cambiato nome. Come si chiamava San Paolo da? Tarso. Tarso. Teana è Tarso. Allora, per coprire che c'era questo Apollonio di Teana, che era un autentico iniziato, ci sono inventati San Paolo e Gesù Cristo. Però noi queste cose le dobbiamo dire. E qui c'è stato tutto un discorso molto importante, tutto lo scontro che c'è stato fino siccome, ad oggi. Siccome negare la realtà è impresa, e cancellare la memoria è impresa praticamente impossibile quando la dimensione è molto ampia della gente che conosce i fatti, che cosa fanno? La sovrapposizione. La sovrapposizione. Certo. La sostituzione di un individuo con l'altro e la cosa rimane, il fatto rimane. Il fatto rimane. L'operazione l'ha fatta anche con cosa, perché sono con San Francesco. San Francesco dei Preti. Era stato scomunicato da tre papi diversi, perché li mandava a fanculo senza mezzi termini. No. Capito? Era pure ricercato da un papa, adesso mi ricordo, gli volevano far la pelle. Se non fosse scappato dal Saladino, in Palestina. Protetto dal Saladino, col cazzo che scappava. Capito? Allora, questo è il santo, è il patrono dell'Italia e d'Europa. Sì. Va bene, ma basta che si dica che è San Francesco nulla a che fare con papà. San Francesco non era poi così santo, perché fino a 24 anni faceva perché dopo... si è convertito, diciamo, alla religione, è diventato santo quando gli hanno fatto una ferita grave e lui si è dovuto ritirare dalle armi, certo. E in quel momento c'è avuto la crisi di coscienza, un po' esattamente come Inigo de Loyola, uguale. Allora, continuiamo, guarda lì perché se no non ti sento. Vabbè. Allora. Sono qua. Chi c'è dietro Mediterranea Saving Humans? Facile i capocomunisti di ieri e di oggi. La ONG italiana che da maggio ha ripreso a fendere le onde dopo il dissequestro dei mesi scorsi è una felice accozzaglia di ambienti, attenzione, metti, spostati un po', che tu mi blocchi la voce che non c'è lì. Vai! Di ambienti, accozzaglia di ambienti apparentemente eterogenei, ma tra loro invece perfettamente allineati. L'armatore si chiama Alessandro Metz ed è stato agli inizi del 2000 consigliere regionale dei Verdi in Friuli. Io so chi sono i Verdi, sono sempre stati asserviti alle multinazionali del farmaco. E Soros? Vabbè, sono andato ancora. No, anche Soros. Soros è uno che è il padre putativo, se non quello finanziario, del WWF. Oh.
Ah sì, in quel senso lì, certo. Non è ambientalismo, certo, come no, certo. È una delle organizzazioni più importanti dell'ambientalismo. Non a caso a capo del WWF c'è il principe di Galles. Tanto vicino a Luca Casarini quanto lontano da Alfonso Pecoraro Scanio. A sostenerlo finanziariamente non, nell'avventura della Mare Ionio e del veliero Alex ci sono tantissimi simpatizzanti, associazioni come la ARCI o la CGL o come Iabasta di Bologna e Addio Pizzo e ancora Foxiv, la Federazione del Volontariato Cattolico. Ecco che vengono alla luce tutte, sono allo schieramento. Perché? Perché quando inizia la rivoluzione loro fanno gruppo e sono costretti a scoprirsi. Quando la magistrata si è mossa così, perché i vertici della magistratura, che è la magistratura voluta dalla mafia italoamericana, gli hanno ordinato di fare così. Denunciateci, cazzo! Querelateci! Portateci in tribunale! Oppure riviste come no, i diglielo, diavoli di Milano. Diglielo anche lei, dai. Sì. Se no suona male, lo dico solo io. Come? Denunciateci! Sì, ci dovete denunciare. Giudichessa de sto cazzo. Oppure riviste come i diavoli di Milano e giganti come Greenpeace e Banca Etica. So tutti loro! Guarda, quando c'era l'amico Pino Strano, che è una bravissima persona, con cui non parlo più da 10 anni, perché... Ma... Adesso ha smesso di farsi sentire. No, no, è riapparso. Però è diventato lui era uno catto comunista, eh? Era uno di quella deriva lì. Anche se non se lo manifestava, perché oramai sì, era poco. Poco incline, diciamo. No, era poco per bene definirsi sì, catto comunista, no? Ecco. Allora lui ovviamente glissava. Ed era uno di quelli che però ha un cervello. E adesso anche lui ha cominciato ad aborrire quella metodologia, quel modo di proporre. E quindi questo per dire che in queste fasi poi c'è tanta gente che in perfetta buona fede seguiva questo ordinamento socio-economico, politico, filosofico, eccetera, che incomincia a rendersi conto della banalità, della inefficienza di questo regime ideologico, no. E quindi che era comunque un regime oligarchico dove la base serviva come scerpa, cioè come ruba galline a cui dare i contentini di un incremento salariale piuttosto che un extra busta paga, no, per una categoria lavorativa piuttosto che un'altra. Loro invece arraffavano a piene mani, senza te, costituivano le fondazioni, no? Ricordiamoci sempre la fondazione La Compagnia delle Opere, che è una mega organizzazione di 32.000 società di vario ordine, 32.000, credo. Nel giro di un anno l'hanno creato, credo. Però uno dei punti forti... Adesso però non si sente quasi più. Allora no, io in quell'occasione lì parlavo di Pino Strano per dire che lui all'epoca, parliamo di una decina d'anni fa, lui era presidente, io ero vicepresidente, mi sembra di che era, non mi ricordo manco più, dei Democratici Diretti. E mi aveva dato l'incarico di andare a trovare, a fare un conto corrente per il movimento presso Banca Etica. Io ho detto, guarda che quelli sono una banda di delinquenti. No, perché qui, perché là. Sono andato a indagare, praticamente. Questa è carina, sentite anche. Allora, tu pensa, eh? Allora, i soci fondatori della Banca Etica, non di una banca a cazzo qualunque, io ho detto sempre, guarda che se tu fai banca in Italia devi seguire le regole del testo unico bancario e quelle so, se non fai riferimento a quelle, non sei allineato a quelle leggi, non fai banca, quindi non lo puoi fare. Quindi se sei una banca sei quella, qualunque nome c'hai, qualunque nome c'hai. E allora sono andato a indagare. Allora sai chi sono i soci di Banca Etica, quelli più importanti? Intanto i presidenti delle province del nord Italia, del nord-ovest, ma soprattutto i presidenti delle camere di commercio
del nord-ovest e di buona parte anche del centro Italia, i quali, incredibile, ascolta, sono degli amici di là, quelli che la, con la cuffietta in testa. Sono molto etici loro. Molto etici. Loro sono eticissimi. Quando vanno a piangere davanti al muro di casa. Io ho fatto una scenata una volta a quelli del Banca Etica lì a Piazza Barberini, che c'erano una sede e c'erano i funzionari, no? Perché noi, ma tu non sai che manco quando cazzo senato, ma voi vi mettete a discutere con me, vai a vedere il vostro consiglio di amministrazione di chi è composto, testa di cazzo. C'erano tre o quattro lì, io ho fatto un tu non ci dai che casino, io ho armato quella volta. Ho detto dammi i soldi prima, dice no perché qui la legge, dammi i soldi e faccio la rapina. Allora proseguiamo. Andiamo. Nel progetto Mediterranea hanno un ruolo anche altre ONG come Sea-Watch e Open Arms. Mentre Open Eyes, pensavo. Mentre l'appoggio politico è tutto sulla dorsale rossa che unisce attuali ed ex parlamentari di sinistra, Erasmo Parazzotto, Nicola Pratoianni, Rossella Muroni e l'ex governatore pugliese Nicky Vendola. Per non parlare del Vendilo, certo, vabbè, un lapsus. Per non parlare, attenzione, per non parlare del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Orlando, anche lui come Vendolo. Allora, Leoluca Orlando è una creatura gesuitica, tant'è vero che a suo tempo, parlo di una ventina di anni fa, due esimi gesuiti, il cui nome era padre Sorge, ex direttore della Civiltà Cattolica, e padre Pintacuso, capito? Uno meglio di un altro. Sì, i quali si sono recati e trasferiti a Palermo. Quello sta senza olio, hai sentito? È senza olio quello. Sì. E si sono, manca l'olio! Lascialo fare, poi dice ferma, chi ce ne frega? Una macchina da meno giro. Allora, questi due tanto hanno brigato che alla fine sono riusciti a trovare solo Leoluca Orlando. E dove l'hanno messo? L'hanno messo a fare il sindaco di Palermo. E come erede di chi? Del grande sindaco Ciancimino. Il quale Ciancimino aveva le porte aperte e l'ingresso libero allo IOR. Allora voi vedete. La del figlio che ci andava insieme. Sì, esattamente. Quindi è chiaro il discorso. Chiesa, truffatori, mafiosi, circolatori di monete false e so tutti loro. Allora, andiamo avanti. Luigi De Magistris, che non hai detto, pure da e male. Poi abbiamo un bullo da quattro soldi. La parte operativa è però affidata ai centri sociali del Nord-Est e a Casarini, già leader delle tutte bianche del Veneto. E frontman, detto Nord-Ovest, volevo dire Nord-Est, sì, è frontman della ONG. Da qualche tempo però sulla piccola flottuglia della Mediterranea si è posata anche la mano benevola della Chiesa. Vedete che l'angelo dello Spirito Santo, la colomba dello Spirito Santo, che giusto alla maniera di Pierpaolo Pasolini, che ci aveva fatto pure un film con lo Spirito Santo, andava lì per farselo pigliare il culo. Bisogna sempre ricordare quel misconosciuto di Stefan e di Jodorowsky. Esatto. No, Stefan, non, Alberto. No, c'ha un nome uruguaiano, uruguagio, non mi ricordo mai. Jodorowsky, vabbè. Il regista di cui parlavamo l'altro giorno. Sì. Ti ricordi come chiamava il nome? Julian, una cosa. No. Cominciavo con la I. O vabbè, la U. Comunque, vabbè. Nell'ultima missione della madre Ionio è stato infatti reclutato un cappellano di bordo per offrire assistenza spirituale alla ciurma e ai migranti. Allora, proprio. Ma io dico, francamente, ma nemmeno si vergogna. Allora, proprio stamattina la giornalaia mi ha detto che una sua conoscente era andata a comprare dei giornali e gli ha detto che in una antica
in un antico, quello sul Monte di Vata, il convento del Monte di Vata. Come si chiama? Convento che sta sul Monte di Vata. Mi fate sentire Subiaco. Subiaco. Dice, questa qui era andata lì al convento di Subiaco e c'è un nuovo fraticello che era un esteta, un ex esperto di modellistica di vestiti. Allora gli ho detto di un atelier. Sì, come si chiama? Quelli. Sì, quelli froci. Uno stilista froci. Sì, uno stilista. E io gli ho detto sì, è andato lì perché deve disegnare i disegni dei nuovi dei francescani. E poi c'è un'altra cosa che poi lo leggiamo qui, anzi la leggiamo adesso. Norvegia extracomunitari. L'elenco non è finito. Sì, una piccola deviazione. Ah, ok. Extracomunitari abusati dal ministro. In Norvegia, perché credi che sia una cosa strana? No, appunto. L'ex ministro, però in Norvegia la legge funziona, l'ex ministro, voi immaginate che un ministro culatta, italiani che sono quasi tutti, che si inculava, capito, questi qua, che in Italia l'avrebbero condannato, invece l'hanno condannato. L'ex ministro norvegese Svein Ludvigsen è stato condannato a ben 5 anni di carcere per aver abusato sessualmente di 3 giovani richiedenti asilo. Quindi voi chiedete l'asilo e lui ovviamente ve lo dà l'asilo in culo. Tant'è vero che leggendo questa cosa mi è venuto in mente che cos'è successo a quei migranti che li avevano alloggiati in quella pseudo convento a Castel Gandolfo. Vi ricordate? No, non mi ricordo questo episodio. Non ti ricordi? No. Che nel giro di una notte sono scappati tutti? No. Quelli che l'avevano alloggiati a Castel Gandolfo, nella casa del padre. No, non mi ricordavo. Mi sa dici che cosa gli facessero lì? In una notte sono scappati tutti perché qua si inchiappettano. C'è stata una rivolta lì al centro di Monte Galeria ieri. Non sapevo. È scappato pure quello che avevano catturato su a Trento, che faceva parte dei giadavisti, Jaisi, è scappato, bene, è scappato. Fagli scappare. C'è un terrorista che è in giro per l'Italia tranquillo. Come niente, come a Roma, a Ponte Galeria. A Roma. Magari ce lo ritroviamo in quest'ora. Quindi, questo stilista, che si è trasformato in Subiaco, che si è trasformato in Fratacchione, non ha nulla di diverso di quest'altro prete che è stato portato sulla nave, probabilmente con un elicottero del Papa, certo. E poi calato giù questo, mentre la calavano facevano le maledizioni, capito? Si chiama Don Mattia Ferrari, 26 anni, proveniente da Nonantola, diocesi di Modena. Ma dimenticate personaggi alla Don Vitaliano della Sala, il vulcanico e incontenibile pretano global che sfidava le gerarchie vaticane pur di affiancare i disobbedienti meridionali nelle loro lotte alle multinazionali e alle ingiustizie. Don Ferrari è un prete embedded che ha ricevuto non solo l'autorizzazione del suo vescovo Elio Castellucci a salpare, ma pure la benedizione della potentissima Fondazione Migrantes. La Fondazione Migrantes, che mi invitava sempre ai loro congressi, io ci andavo fino a 4-5 anni fa, pubblicava dei volumi così, che poi li dava in omaggio, e che io c'ho. Quindi sì, tutte le manovre che questi facevano già da decenni per la gestione economica, perché non va mai dimenticato che questa assistenza viene tutta pagata dallo Stato italiano, ricordiamocelo bene. Come no? Quella è la cosa più importante. E quindi da noi. Esatto. Ricordiamocelo sempre. Esattamente. E qua ogni volta non la gente non lo viene capisce. Confuso, no, viene lo confuso. Dico, parlano di bontà. No, ma tanto paga lo Stato, mica paghi tu. No, paghi tu sei lo Stato. Come
ha detto giustamente quel grande uomo che si chiamava e che si chiama ancora, per sua fortuna, Ricucci. È facile fare il frocio con uno degli altri. Ah, certo. È chiaro? E i preti in questo senso lo insegnano. Quindi sono tutte cose strettamente correlate fra di loro. Leggi l'elenco, finisci l'elenco. Che fa capo alla conferenza episcopale. Vedete che ci stanno tutti i preti. E del vescovo di Palermo, Corrado l'Orefice, è quello vescovo che fa manina, ma non, con Leoluco Orlando, sono tutti loro lì. Non un prelato qualsiasi, ma il più bergogliano tra gli zucchetti rossi. È quello maggiormente convinto della necessità di aprire non solo i porti, ma i buci del culo. C'è scritto quello. Non l'hanno scritto, ma lo dico io, perché io interpreto il pensiero di questi scrittori. Ma di accogliere in maniera indiscriminata tutti quelli che vogliono lasciare l'Africa. Nel corso dell'ultima missione, la flotta della Mediterranea Saving Humans si avvalse inoltre della collaborazione di una nave d'appoggio molto particolare, un veliero battezzato Rai, un 15 metri costruiti negli anni 90 da un architetto molto apprezzato dalla ricca borghesia marinaresca. Il Rai doveva affiancare la mare Ionio durante la traversata dello stretto di Messina, e che tra poco deve diventare largo di Messina, sempre, perché sennò, capito? Dell'aprile scorso, ma un improvviso peggioramento delle condizioni meteo, si facessero naufragare, l'aveva di fatto bloccato tra i marosi. Al timone c'era uno skipper d'eccezione, Stefano Paolo Tria, non un omonimo, ma proprio il figlio del ministro dell'economia, Giovanni Tria. Il quadro è chiuso. Vabbè, più di così cosa dobbiamo dire? No, finisci, leggi tutto. Questo l'ho letto tutto, è finito. Ci stanno tutti i nomi. Se vuoi che io continui, io faccio una piccola lettura. Prego. Del grande Forte Braccio, che forse tu non ricordi. Forte Braccio da Montone. No, Forte Braccio è stato un grande giornalista. Deve essere morto. Forte Braccio era anche un cavaliere di ventura. E la Madonna, se no si chiamava Forte Braccio. Allora, voglio leggervi questa cosetta perché è veramente simpatica e ci spiega esattamente come la pensano certe persone. Il titolo di questo pezzo è Il Giovanotto, la vicenda Bastoggi. Io non so se voi vi ricordate la vicenda Bastoggi, io ci ho penso dei soldi con i Bastoggi, comunque, no. Della quale, lo confessiamo sinceramente, non abbiamo capito quasi nulla. No, trovarono il modo di far sparire le azioni, sono finite, non si è più trovato niente. No, ecco. No. Come l'amico Michalisti, no, a cui io ho già detto anche personalmente, ma ci spieghi come hai fatto a perdere 700 milioni che ti hanno dato i finanziatori per fare investimenti, anzi gli investitori per fare. Cioè, ma io ti ho spiegato tutto, già non devo spiegare niente. Mi dice che quelle due volte tu non c'eri, era a Via Panisterna. Sì. C'era una bellissima sala convegna, Via Panisterna proprio. E lì c'era. Non è quando Giulietto siamo andati Chiesa. Lì che c'era. No, tu non c'eri, c'era Giulietto Chiesa. C'era l'amico Massimo, quello che andavamo da Vanni tutti quanti a parlare con lui. Sì. Benigni. Poi c'era questo Michalizzi e altri, insomma, tutti che ci conosciamo. Diciamo buona parte di quelli che facevano parte del gruppo di Maddalena, ma anche altri che abbiamo visto in altri luoghi. Insomma, lì c'era questo tizio che avevo scoperto, perché domandavo chi è questo che c'è tanto. Questa tanta autorevolezza, no? Gli danno gli altri dei gruppi di opposizione, andiamo a vedere chi è. E quindi ho scoperto che lui era stato denunciato, c'era due processi in corso. Un primo processo era stato lui non risultava responsabile dei fatti, non aveva partecipato, il fatto non sussisteva, non lo so, non me lo ricordo più, per cui poi è stato scagionato. E l'altro invece c'è il processo ancora in corso, credo, fino a qualche tempo fa c'era. E io gli ho detto, scusa, ma tu dici che sei in buona fede, sei perfettamente a posto con la coscienza, ma questi 700 milioni che ti hanno dato quelli, che fine hanno fatto? Cioè, li ho persi. Ma scusa, e tu che mestiere fai? Fai l'intermediatore finanziario, non è che fai il bruscolinaro.
tutte queste operazioni finiscono nel vuoto. 500, ma 500 dove cazzo sta? Come si chiamava quello che poi ci è morto pure di infarto in galera? Questi si presentano... Ah, ho capito. Vabbè. Un nome noto. Quello siciliano? Quello anche grosso, un po' grosso. Gli è venuto. Vabbè, comunque, proseguiamo. Interviste, profili, racconti di retroscena, indiscrezioni, pettegolezzi e via razzolando, che ci hanno molto interessato e tuttora ci interessano, se non altro come fenomeno di costume. L'ultima che ci è caduta sotto gli occhi è un'intervista concessa dal giovanotto Richard Ambro, con la H davanti, a un corrispondente di 24 ore, all'epoca non si chiamava ancora Sole 24 ore, no, c'era ancora 24 ore. Eccovi la presentazione. Quanti anni parliamo, nei 70? 70, 72. Ecco la presentazione del personaggio. Richard Ambro, H davanti, e malgrado la sua giovanissima età, questo è l'articolo che gli ha dedicato 24 ore, a Richard Ambro. Uno degli ultimi più stimati e più autorevoli della City, all'età di 26 anni, ma perché è Ambro, è come dire Rothschild, il figlio di Jocelyn Ambro, ed è direttamente interessato agli affari italiani. Ma guarda che stranezza! A 26 anni. In sede in quel di Francia, però, a Parigi. Allora, da tempo ha cominciato a seguire quello che avviene nel nostro paese, del quale è sincero ammiratore. Di come si fanno le strisce, ammiratore. L'ammirazione di questo giovanotto per l'Italia è così appassionata che non sa vincere la sua voluttuosa tentazione di comprarne le banche. Si tratta ovviamente di un amore disinteressato e benefico, non nuovo nella famiglia Ambro. Richard continua 24 ore. No, io ve lo voglio leggere per farvi capire il servilismo infame di questa merda umana, preti, frati, suore e tutta sta gente qua. Scrivacchini, scrive quello che gli dice il direttore è un servo della proprietà, e sappiamo... Ah, ma stiamo parlando dei giornalisti italiani di oggi, quindi. Perché di allora la stessa cosa. Richard continua 24 ore, ha praticamente guidato l'operazione in Italia con lo stesso spirito con il quale il suo trisnonno guidò le operazioni di sostegno economico a Vittorio Emanuele II, a Cavour e a Garibaldi. Chiaro? Mamma mia. Ma vogliono bene all'Italia loro, no? Diambro. Certo. Vien fuori da queste righe il ritratto di una dinastia alle quali non si possono negare né coerenza né fermezza di proposito. Né lungimiranza. Questi Ambro non sgarrano. Quando si innamorano di un paese se ne fanno creditori o acquirenti. Ho detto che è un grande giornalista. Insomma, ci mettono di mezzo i denari, che rappresentano per i loro cuori sentimentali dolcissimi e ineffabili legami. Ma ciò che ci piace di più di Richard Ambro è che le sue predilezioni italiane non vanno né a Venezia né a Ravenna, e neppure a Segesta o alle Stanze Vaticane. A tutte queste cose, il cui pregio peraltro non gli sfugge, egli preferisce il governatore Carli. Ciò che ci riempie di commozione. Sentitelo, è indubbio che anche da un punto di vista umano incontrare Carli rappresenta un motivo di grande interesse. Che all'epoca Carli che cos'era? È il presidente della Banca d'Italia. Il governatore della Banca d'Italia. Carli. Okay. Si tratta infatti di uno dei più grandi e più preparati banchieri centrali, infatti. Beh, comunque dobbiamo dire... Era meno peggio di tutti quelli che l'hanno seguito. Sicuramente. Il meno peggio. Sicuramente, e anche colto, all'epoca era anche colto.
pensate, quale... oggi tutti noi rivalutiamo pure un politico come Craxi, cioè nel senso, ma c'è, non c'è rapporto oggi, cioè non c'è proprio, no, non per niente l'hanno colpito. È chiaro. Pensate quale umiliazione se avessimo avuto un banchiere periferico, invece no. E quando alla frontiera si vedono i cartelli, Nino Manfredi, Nino Manfredi. Pensate quale umiliazione se avessimo avuto un banchiere periferico, invece no. E quando alla frontiera si vedono i cartelli, benvenuti in Italia, visitate Carli, il fatto che sia centrale è una gran comunità per i turisti. E con questo io chiudo. Beh, è un po' bello sarcastico l'amico qua. È stato il più grande giornalista. Chi è questo? Forte braccio da Montone, vabbè. Forte braccio. Ah, me lo sono ricordato, è vero. Sì, scriveva nel 70, 75, come no. Chiudi, va. Finiamo? Sì. Devi aggiungere qualcosa? No, non devo aggiungere niente, tranne che sono sempre onorato di stare qui con questi due grandi uomini tutti. Per domani noi chiuderemo questa denuncia? Sì, domani la presentiamo. Perfetto. Diciamo pure, no, al momento, diciamo pure che non l'abbiamo presentata oggi. Non abbiamo potuto presentarla. Ecco, per una, come dire, situazione particolare della caserma dei Carabinieri. Imbarazzante, diciamo, va. Diciamoci. E non aggiungiamo altro per non mettere i doppi. No, perché non niente di particolare, ma insomma, che questi qui avessero un'emergenza e avessero solo una persona a cui affidare l'emergenza, mi sembra per una caserma una cosa... Basta così.